primo esame finito. E sto registrando il giorno dopo perché la sera ero troppo stanco. Infatti oggi ho dormito fino alle 13, dato che la sera non sono riuscito a dormire. Quindi, avendo 0 ore di sonno, ero abbastanza stanco. Essendo fuori sede, ho preso prima l'autobus alle 6 del mattino. Quindi verso le 5 dovevo alzarmi e non mi sono andato perché non ho dormito. E poi alle 6 e mezzo mi sono preso l'autobus per tornare qua. E sono tornato alle 8 e mezzo. E poi sono andato a dormire verso l'una. L'esame è andato. Incredibilmente sono stato il primo, perché solitamente devi fare il biennio prima e ordine alfabetico, però dato che questa volta il biennio non c'era, ha cominciato col triennio dall'ordine di prenotazione e io mi ero prenotato per primo e quindi sono stato il primo. Ha visto gli esercizi che sì, vorrei fare sentire, però ho avuto un'idea migliore, cioè metterli non in elenco. E praticamente su YouTube sono video privati, però le persone possono guardarlo se hanno il link. Quindi vi metterò nelle schede e in descrizione i link per guardare o per sentire i lavori che ho fatto. Podcast, l'animazione è più data. Direi abbastanza intelligente come cosa, perché almeno così, se non avete voglia e se non avete interesse nel sentirlo, potete anche skippare, capisci? Ho visto la prima animazione. Sì, qualcosa non andava bene riguardo... più che altro l'equalizzatore, potevo farlo meglio e me l'ha reso migliore. Infatti penso che comincio a utilizzare quello schema che ho fatto e poi per il resto in realtà tutto giusto. Mi aveva detto quei feedback che ho fatto della scorsa volta, tutti giusti, tutti li avevo corretti ovviamente dopo la revisione, e quindi tutto giusto. Adesso vale per il podcast, mi ha sistemato l'equalizzatore, ma solamente quello, alla fine niente di che. E poi più data, beh, in generale sì, non è che avevo fatto errori, ma poteva essere ottimizzato meglio, ma tutto giusto in realtà. Ho fatto anche qualche domanda che era qualche dubbio che mi era sorto durante la stesura, di più data. Peccato per l'audio, anche per gli altri esercizi, perché essendo il primo doveva ancora configurarlo e quindi si è sentito molto male, ma vabbè, non è stato un problema. In realtà mi stava per mettere 30, però mi ha detto no, aspetta, devo farti una domanda. La teoria alla fine l'ha detto, una domanda a ciascuno. Il fatto è che in realtà questa volta aveva fatto domande generiche, che anche che non si trovavano a fine capitolo. E a me ha chiesto come è composto, come funziona un microfono, come è composto, ma in maniera strutturale, mettiamolo così, hardware, no, un cavo che funzionava con un'altra cosa. Non lo sapevo, e quindi ho detto non me lo ricordo. E mi ha messo quello che mi ha messo, come sempre, voto in descrizione. Ma comunque sapete che non è 30. Ovviamente voi sai che no, si sono stati il primo, quindi ho finito tipo alle... prima delle 10, ok? Perché sono stato là? Perché c'erano gli altri del mio gruppo che stavano facendo un esame con una persona, con un professore che lasciamo stare. Non mi ricordo, se mi ricordo qual è il video, ve lo metto nelle schede. Quando ho preso il 21, non mi ricordo, alla fine li ha fatti prendere per ultimi, siamo usciti là alle 4 e mezzo, penso alle 4 e mezzo. Terribile, terrificante. Devo farmi adesso solamente fotografia, mi manca solamente quella. Devo cominciare a studiare il libro e devo scrivere anche la didascalia che vi dissi anche nello scorso video. Ho scoperto, grazie a quel video, mettiamo così, Elde mi ha fatto sapere che le foto come le ho stampate io sono stampate, diciamo, non come voleva lui. Lui voleva che le stampassimo con un bordino bianco, Viper, vabbè, che devo dire. Non ho molto da dire. Sono poco... voglioso di fare della vita, penso, non lo so. Comunque video molto veloci, mi raccomando, passate ovviamente sia nei canali di lavoro, ma anche nelle schede in descrizione, che c'è il link agli esercizi che ho realizzato. Quindi podcast, sono di tessere, animazione è più data. Ciao.